Continua il corso introduttivo ad Adobe Audition. Nella scorsa lezione abbiamo parlato degli effetti eh, dedicati al volume, all'ampiezza, alla compressione del suono. Oggi parliamo invece degli effetti che ci permettono di ritardare e, e, il suono e di lavorare appunto sui ritardi, sull'eco, sul delay. Eh, intanto come si accede a questa categoria? Beh, molto semplice. Nella sezione nel menu effetti. Andiamo nella categoria chiamato ritardo ed eco. Subito una domanda che molti mi faranno. Ma che differenza c'è tra un ritardo e un eco? Ovvero tra un delay e un eco. Beh, entrambi eh, gli effetti che trovate qui, nello specifico delay analogico, ritardo ed eco, vedete sono tre effetti diversi, in Audition spesso eh, gli effetti sono molto simili, magari cambiano solo le opzioni e eh, le impostazioni a cui è possibile accedere, quindi non, non impazzite cercando di capire le differenze, ma cercate di arrivare un po' a quello che è il risultato che volete ottenere. Però dicevo, qual è la differenza tra ritardo o delay in inglese ed eco? Beh, è minima, nel senso che entrambe, entrambi i termini indicano la possibilità di un suono di essere spostato in avanti nel tempo o, e, e ripetuto una o più volte. Quando parliamo di eco, però, ci riferiamo ad un effetto un po' più simile a quello che fa, per esempio, il suono quando rimbalza sopra una superficie. Sapete che il suono è una forma d'onda e, come tutte le onde, le onde possono essere possono rimbalzare sugli oggetti e il modo in cui un'onda un, un, un rimbalza su un oggetto ne determina eh, l'eco sono effetti molto simili quindi non impazzite troppo a capire che differenza c'è tra l'uno e l'altro usateli e cercate di capire quello che fa più al caso vostro per esempio prendiamo un pezzettino della mia voce questa 10 10 e applichiamo per esempio un, un ritardo effetti ritardo ed eco Delay analogico. E vediamo che cosa succede. Così senza, senza toccare nulla utilizziamo, um, non so, eco nel campo. Un preset. Questi sono i preset, eh, ovvero delle configurazioni di preset di, di, di valori già preconfigurate per noi. Clicchiamo la barra spaziatrice o play per ascoltare il nostro preview. 10, 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 10. Ok, se dite il ritardo, lo ascoltiamo per più tempo. 1 2 3 1 2 4 5 6 4 5 6 10 10 1 2 3 1 2 4 5 6 4 5 6 Ok, abbiamo altri preset, per esempio ritardo uh, circolare 10 1 2 3 10 4 5 6 3 10 4 5 6 3 Ok, avete capito che potete cercare di capire quello che è l'effetto che fa il caso vostro. Abbiamo diverse opzioni in questo caso. Eh, questo è il volume del suono non elaborato, questo è il volume del suono elaborato, potete ascoltare la differenza. Questo è il suono non elaborato, 2 3 4 5 6. Non c'è praticamente effetto, questo è il suono elaborato 10. 1 2 3. Cioè è il suono, per intenderci, ritardato. Ecco, diminuiamo il ritardo così capite meglio quello che intendo. Riascoltiamo il suono elaborato. 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ok, ora alziamo il volume del suono normale, non elaborato. 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 10. 1, 2, 3. Ok, quindi... Il, questo è il volume del suono elaborato, questo è il volume del suono non elaborato, questa è la quantità di ritardo, questo è il feedback. 456. Ok avete capito cos'è il feedback, non è altro che una ripetizione che va a modificare anche il volume ad ogni, ad ogni iterazione e, e altri, insomma, altri valori che vi consiglio di, di, di sperimentare. Se avete un, dei dubbi... Su come lavorare su questi preset, su questi valori utilizzate un preset e poi modificate i valori a seconda di quello che volete ottenere. Non vi dilungo troppo perché poi in realtà l'effetto ritardo, eccolo qui, è molto simile e anche molto semplice. In realtà l'effetto ritardo semplicemente vi permette di aggiungere un ritardo di x millisecondi, ok? In realtà è molto semplice, c'è poco, poco da aggiungere. L'effetto eco invece ci permette di accedere ad altre impostazioni, modificare per esempio anche eh, le frequenze eh, della de, 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 de voce che, che, viene, che viene ripetuta, del suono che viene ripetuto. Come vi dicevo questo effetto è un po', simula un po' meglio quello che accadrebbe per esempio nella realtà, ma anche qui io vi consiglio di utilizzare questi preset, vedere quello che accade e poi modificare i valori e cercare di capire come modificarli al meglio per ottenere l'effetto che desiderate. Eh, una tip con questo effetto, per esempio, potete giocare sui canali, ok? Per esempio, potete eh, fare in modo che la ripetizione avvenga eh, sia sul canale destro, sia sul canale sinistro, dando un senso di spazialità un po' maggiore. 10 1 2 3 4 5 6 10 Vedete che vediamo se troviamo un effetto simpatico. Um, ritardo telefono molleggiato, vediamo cosa fa 1, 2, 3 4, 5, 6, 6 1, 2, 3 Vedete come il suono ripetuto poi mh, nel tempo cambi proprio anche la, la sua composizione di frequenza, no? Quindi ha, ha una colorazione differente. Questo è tutto per quanto riguarda questa sezione di effetti, gli effetti dedicati al ritardo e all'eco. Nel prossimo video tutorial ci dedicheremo ai filtri e all'equalizzazione, ovvero come lavorare sulle frequenze o meglio quali strumenti abbiamo con Audition per lavorare sulle frequenze che compongono un suono. In altre parole, nel prossimo tutorial parleremo di equalizzazione. A presto!